E non potevo iniziare quest'anno con Barbara Amadori. Ah, era impossibile iniziare l'anno così, soprattutto perché stasera ho voglia di divertirmi, ve lo dico chiaro e tondo, quindi ci sarà un poco di cazzeggio, va bene? Quindi ve lo dico, ci saranno momenti seri, li lascerò a Barbara e io mi divertirò con voi. Cari amici, come state? Tutto bene? Grazie sempre perché avete apprezzato la diretta dell'Angelo Segreto, quindi è una cosa che mi riempie di gioia. Vi ringrazio tantissimo. Come sempre, vi dico iscrivetevi a questo canale e mettete il like qui sotto a sinistra. Lo vedete? Qua sotto c'è la possibilità di mettere un like, è gratis e non costa nulla. Come sempre, vi dico che questo canale non monetizza e quindi potete tranquillamente vedervi la vostra Barbara senza pubblicità e senza nulla. E poi non dovete dire assolutamente che un medium non è una persona di spirito, ok? Perché Barbara lo testimonia. Che il medium c'ha anche lo spirito e non dite, non dovete avere dubbi su questo, va bene? Quindi questa è di un'amicizia in comune, non è mia. Comunque, la dovevo dire. Come state? Tutto bene? Iniziamo un anno scoppiettante, fantastico, all'insegna delle bellissime novità che ci stanno dando il mondo. Ah, io accendo il telegiornale ed è una cosa meravigliosa, Barbara. Mi viene la voglia e il cuore di iniziare quest'anno in maniera con entusiasmo, perché più loro buttano letame, più io lo trasformo e faccio uscire i fiori, va bene? Quindi vediamola così. Dal diamante non nasce niente, diceva un poeta. Allora, lascio intanto, mi occupo della parte tecnica e lascio la parola a Barbara per fare un preambolo di questa grandissima diretta, perché parleremo dei di Toro Seduto. Ci spiegherà Barbara chi è, perché noi abbiamo tanti cliché purtroppo dati dalla americanizzazione del nostro paese, quindi abbiamo possiamo dire delle leggi sciamaniche veramente allo stato brado. Noi ne conosciamo, siamo molto ignoranti sulla popolazione indiana dei peli rossa, cosiddetti, anche sempre che non si dice peli rossa perché sempre è additare sempre da quella parte, sempre la parte occidentale che è. Ma io sono convinto che lo sciamanesimo racchiude tutto quello che noi diciamo anche in Life New. Cioè c'è esoterismo, c'è simbologia, c'è spiritualità, c'è contatto con la natura, è il popolo che si è avvicinato di più al contatto col mondo naturale. Quindi siccome, come tutti sanno, Barbara, l'esoterismo nasce dall'armonia che si deve, che l'uomo ha perso col contatto con la natura, loro sono stati sempre in simbiosi con la natura. Detto questo, mi occupo adesso della parte tecnica, mi taccio e lascio la parola a Barbara Amadori. Prego, è tutta vostra. Beh, intanto buonasera Giorgio, dopo questo preambolo molto particolare, buonasera Giorgio, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, sia sul canale di Facebook che sia su quello di YouTube. Grazie ancora, intanto buon anno a te, buon anno a tutti. E una presentazione molto particolare, sei molto scoppiettante questa sera, quindi io non so mai cosa mi devo aspettare con le dirette, nelle dirette che facciamo, ma sai che sono anche molto contenta di seguire, seguiamo l'onda, va benissimo, quello che tu proponi va bene. Pensavo volessi anche dire come volevi intitolare questa serata, ma ho visto che ti sei zittito su questo, ma ti posso dare anche l'onore di dirlo. Invece degli insegnamenti di Toro Seduto, la volevi intitolare? Non te lo ricordi più? L'Amadori vien di notte. Questa io non la volevo dire, però su adesso che l'hai detta mi dai il là per farla uscire, perché la volevo chiamare Certo. Stefana vien di notte, diciamo, l'Amadori vien di notte. Eh E sì, allora, perché però, essendo la non vigilia sarebbe della stato proprio Befana. signorile, però ci stava tutta, perché fra un giorno è la Befana, quindi sarebbe stato carino No, l'Amadori vien perché di notte. le persone non sanno come vengono costruite le nostre dirette a livello di titoli, quindi ieri Giorgio mi telefona e mi dice: ma come intitoliamo la serata? Beh, vogliamo parlare del libro di Toro Seduto, degli insegnamenti, dei messaggi spirituali, e lui candidamente dice: ma io pensavo di dare come titolo L'Amadori vien di notte. Detto, quindi, già, essendo la vigilia della Befana, non poteva essere migliore titolo, quindi, dato che ci tenevi a dirlo, perché poi
se no ti tocca aspettare un anno per poterlo ridire. Così l'abbiamo detto. Sì, perché poi mi rimangono quasi certe cose, quindi le devo dire per forza. Questa è ma bella. Io un pochino ti comincio a conoscere. No, guarda, purtroppo io ho un umorismo molto particolare, no? Però mi diverto così. Io, ad esempio, nelle situazioni strane, quando succedono degli imprevisti, non sono il primo a sfatarli, cioè non dico mai alla persona che c'è un equivoco, non lo dico mai, io ci sguazzo nell'equivoco, no? E quindi perdo giornate intere a far capire a quella persona che la vita è così. Ad esempio, una volta mi trovavo in una hall di un luogo, mi ricordo cos'era, un hotel, stavo lì dentro e contemplavo la hall. Una signora entra, che non conoscevo, mi guarda negli occhi, ovviamente siamo a Milano, e a Milano c'è una specie di subcultura dove non si saluta facilmente, no? Cioè, siamo un po' freddini, non siamo mica come in Sicilia che ero abituato, ciao, ciao, senza conoscerci, ciao, ciao. Quindi questa signora mi guarda, io annuisco, perché quando uno ti guarda timidamente fai, questa va dritto. Sì, immagino. Va dritto, si fa il giro di tutta la hall, io la guardo, mentre sta per uscire, mi guarda e mi fa, ma si può uscire di qui? Faccio, signora, anche entrare, l'hanno inventata per due funzioni, è una porta, guardi, le faccio vedere, entrata e uscita, vede? Non finisce qui, lei va via, io intanto con le lacrime dentro di me, lei va via, 10 passi, si gira e fa, guardi che l'ho capita la battuta, non pensi? Faccio, meno male, perché voglio dire, e quindi io vivo di queste cose, no? Nella mia vita privata, chi mi conosce sa che io sono dannatamente... propenso all'equivoco, tipo mi scambiano per il giardiniere a casa mia e io praticamente faccio di tutto per far capire che io sono il giardiniere, cioè, e quindi questo mi tratta da giardiniere, per dirti, no? Tipo quando c'erano dei muratori in casa, io sono fatto così. Mi piace questa cosa, quindi voglio trasmetterla questa sera e tu sei purtroppo la testimone e vittima di questa, diciamo, di questa serata. Però non voglio rovinare la serata ai nostri amici, perché in realtà si sono collegati non per sentire le mie avventure, diciamo, ma sono, diciamo, che si sono collegati per sapere soprattutto quanto è importante questo libro che Barbara ha fatto. Barbara ha fatto la sua ultima fatica, io credo che sia veramente il proseguo di un percorso, di un ciclo, no? È vero che questo è un percorso che bisogna fare attraverso i libri. E questa volta sono emozionato perché Barbara è la prima volta che presenta un suo libro anziché quello degli altri, perché voi sappiate benissimo che Barbara fa la vetrina, no? La vetrina praticamente dei libri degli altri, specialmente a volte di gente che mi sta proprio antipatica, lei invece li presenta, così è fatta così. Comunque siamo arrivati ai 7 minuti canonici, siamo tutti collegati, è arrivata la notifica a tutti, possiamo smettere di dire ovvietà. Va bene, no, Barbara, è sempre un piacere, ti ho detto, sono sempre le nostre dirette, sono tutte a punto interrogativo, non sappiamo come iniziamo e come finiamo, quindi va bene. Sì, io vabbè, ti ringrazio e sono sempre stata una persona molto restia a presentare i miei libri, nel senso che finché c'è stata la possibilità, andavo in libreria, ho fatto molte volte pomeriggi in libreria, a firmare i libri, a parlare con le persone, presentare i libri, e praticamente col fatto della pandemia non c'è stata nessuna di queste possibilità. Veramente spero dopo la fine di marzo di poter fare qualche serata, mi parlavano di Roma, di Milano, di Napoli, quindi di poter presentare il libro, eccetera. È un libro questo a cui tengo tantissimo, come hai detto tu, non è il primo che ho scritto, io ho iniziato con quello che poi ha dato origine a tante altre cose, che è Medianità Quantica. Poi il secondo libro che ho scritto è Al di là, Cronache dei Mondi Invisibili, che ho sempre considerato il mio testamento spirituale, molto molto particolare. Ha seguito Al di là, dedicato a chi resta, e adesso è uscito Al di là, Gli insegnamenti di Toro Seduto. Ed è anche molto importante perché per la prima volta, chi mi conosce sa benissimo che la mia guida spirituale è Toro Seduto, altrimenti lui si è sempre presentato come Tatanka Yotake, quindi col nome Siu, col nome Lakota, ed è la prima volta che io decido di mettere proprio nel titolo il suo nome, la sua presenza.
Molti, sai, quando è uscito il libro ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che hanno già letto, che lo stanno leggendo, persone che sono molto entusiaste del libro e persone che mi hanno anche preso in giro per quanto riguarda Toro Seduto, però volevo anche dire questo, che moltissimi medium hanno avuto come guide spirituali dei personaggi che nella vita materiale hanno ricoperto dei ruoli non indifferenti tra i nativi americani. Voglio ricordare Esther Roberts, la guida spirituale di Esther Roberts, che è stata una delle più grandi medium inglesi, conosciuta a livello mondiale. La sua guida spirituale era il capo Oglala, Siu Oglala, Nuvola Rossa. Quindi non è la prima volta che una entità che ha ricoperto nella vita materiale il ruolo di un capo indiano diventa poi guida spirituale. Voglio ricordare anche Maurice Barbanel, che è stato un altro grandissimo medium, che ha avuto come guida spirituale Silver Birch, che era Betulla d'Argento. Vogliamo ricordare una medium vivente, che è Rosemary Altea, che ha avuto come guida spirituale Aquila Grigia. Quindi voglio dire, ci sono tantissimi medium che hanno come guide spirituali coloro che nella vita nostra, nella vita terrena, sono stati dei capi indiani. E la storia sua è una storia molto particolare, sia nell'ambito della storia proprio terrena, perché è nato nel 1831, muore nel 15 dicembre del 1890, quindi aveva 59 anni quando lui ha lasciato questa vita, e è stato veramente un guerriero, un medicine man, è stata una persona che ha condotto il suo popolo, è stato un capo a cui molti si sono rivolti per la sua saggezza, per la sua tenacia, per la sua caparbietà, per la sua buona visione del lontano, sapeva guardare molto lontano lui, e è stato uno dei protagonisti della famosa battaglia di Little Bighorn, quando Custer fu sconfitto. Non dobbiamo mai dimenticare quanto i nativi americani abbiano subito riguardo alla dominazione, e si può parlare proprio di dominazione dei bianchi. Quello che lui ha fatto in questa vita, io conosco la sua vita, nel 2009 feci il mio primo viaggio nel Sud Dakota perché volevo rendere omaggio alla sua memoria e al fatto di poter anche visitare le terre dove lui aveva camminato. Questo è una cosa che personale che mi aveva sempre ispirato, volevo sempre fare questa cosa, ci sono andata e quindi ho avuto modo proprio di vedere i luoghi dove lui ha camminato. Questo mi ha dato grandissima emozione, dove è stato, le persone che comunque i luoghi dove ha vissuto, i luoghi dove ha combattuto, i luoghi in cui anche ha veramente fatto di tutto per sfamare il suo popolo, la sua nazione. Molti non lo sanno forse, però Toro Seduto nell'ultima parte della sua vita, pur di poter dare una mano, come si suol dire, al suo popolo, finì con Buffalo Bill nel suo famoso circo itinerante, quindi arrivò fino a New York. Io andai in un museo molto importante a Rapid City, che si trova in Sud Dakota, dove ho potuto visionare anche i filmati d'epoca, e pur di guadagnare qualcosa e quindi sostenere il suo popolo, si era, noi oggi diremmo, abbassato, no? Andò per la sua statura morale, lui andò comunque a essere protagonista di questo circo, e doveva interpretare la parte appunto dell'indiano che veniva sconfitto dai soldati, e lui quando entrava, io ho proprio visto i filmati, e questa è una cosa che non dimenticherò mai, quando entrava nell'arena, perché una volta i circhi si tenevano così, i primi circhi, quando lui entrava nell'arena sul suo cavallo, tutti i presenti si ammutolivano, stavano zitti e si alzavano in piedi, perché comunque entrava un grande capo indiano. Guardo tutti i brividi, perché sto rivedendo con la memoria quel filmato, e quindi è sempre stato un uomo che ha avuto molto rispetto anche da parte dei bianchi, ecco, non soltanto dalla parte della sua popolazione.
È un uomo che finisce tragicamente perché muore assassinato a Fort Yates, e muore assassinato il 15 dicembre del 1890, e subito dopo la notizia della morte di Toro Seduto serpeggia in tutte le praterie, nelle Black Hills, si radunano moltissimi indiani a Wounded Knee, e a Wounded Knee, pochi giorni dopo, succede questo grande massacro degli indiani, perché vennero trucidati oltre 300 indiani da parte dei soldati, la maggior parte erano donne e bambini, e quindi questo dicembre del 1890 riporta queste due grandi date, la morte di Toro Seduto e il conseguente massacro di Wounded Knee. Io non so se tu hai letto il libro Seppellite il mio cuore a Wounded Knee, da cui hanno poi tratto anche moltissimi film, il più famoso è L'ultimo Pelle Rossa, e quindi è anche la loro storia, insomma. Io sono molto felice che lui sia la mia guida spirituale, anche se so che prima o poi lascerà la sottoscritta, nel senso che sappiamo bene che poi le guide ci accompagnano per un certo tipo di percorso, per quello che dobbiamo fare, e poi ci lasciano in mano ad altre guide. Io ho scoperto che lui era la mia guida spirituale nell'anno 2000, meglio, nel Barbara, 2000, scusami, ma dimmi. questo rumore che sento, perché c'è Sento un nessun rumore, rumore. c'è una specie di sottile rumore, una specie di cicalio che c'è Qui dietro. sta piovendo, non so se è la pioggia, No, però qui non c'è c'è niente, qualcosa, io non sento scusate se niente. interrompo un attimo, ma c'è qualcosa tipo un tiki tiki tiki, una specie di fischio c'è. No, qui sta Non c'è. piovendo e io non sento niente, ma il pubblico lo sente? Sì, lo sentiamo un po' tutti. Ho controllato ed è nel tuo ambiente. Non so che cos'è, una specie di fischio. È un tiki tiki tiki. No, No, non lo so, sarà io qualcosa. qui, no, qui non c'è niente perché sono solo in casa e l'unica cosa che c'è è la pioggia. Non so se senti il rumore della pioggia. Non Forse la ventola del computer, forse, no? ho neanche quella azionata. No, niente, allora scusami se ti ho interrotto, ma... Ma magari è qualcosa di diverso da un rumore terreno. Ma dopo l'ultimo seminario non mi stupisce più niente, eh? Cioè dopo l'ultima metafonia che abbiamo fatto insieme. Tutto può essere, Aspetta, ora non si sente più. però qui ti dico non c'è nessuno No, non e si sente più. Cioè, c'è la appena ne pioggia abbiamo fuori. parlato, è scomparso. Beh, lo sai che una volta che stavo parlando di Toro Seduto la gente ha sentito i tamburi? Cioè, succedono delle cose quando, adesso Nel libro parlando te l'ho veramente detto. molto seriamente. Quando si parla del mondo dello spirito, il mondo dello spirito si manifesta. Bisogna avere molta attenzione, è chiaro. Io in questo momento sono attenta nel dire le cose, quindi sono molto contenta che le persone che ci seguono magari sentono queste cose. Beh, avvertimi se senti qualcos'altro, perché Guarda, io poco qui. fa era fortissimo, adesso non lo sento più, altri lo sentono ancora. Non lo so che cos'è, una specie di vocina che senti tiki tiki tiki, un fischiettio, non lo so che cos'è, però. Posso garantire che qua non, cioè, di terrena ci sono io, poi magari c'è anche qualcun altro. Comunque, non concentriamoci su questo, dai, avanti, andiamo avanti, vediamo un po' se ci abituiamo a Sì. sentire. Allora, io avevo una mia guida spirituale, come tutti hanno la loro guida spirituale a suo tempo. Questo si chiamava Carlo e non ti racconto la sua storia. Un pomeriggio d'estate del 2000, ho un impulso fortissimo a scrivere e prendo quindi il mio quaderno e scrivo in scrittura automatica, proprio automatica, non ispirata. Io sento proprio l'impulso del fatto di dover scrivere, quindi scrivo con una calligrafia che non è assolutamente la mia, scrivo un po' in inglese, un po' in italiano. Sono andata a leggere e la firma si firma, questa entità si firma come spirito libero. E ho detto, ma chissà chi è? Era molto dirompente, questa energia.
non finisce lì, per molto tempo continuo a ricevere delle comunicazioni da questa entità che si chiama Spirito Libero, mi informa che la succede a Carlo nel portare avanti il mio percorso terreno, quindi come aiuto e così via, e succede invece che non so chi si nasconde dietro Spirito Libero, devo dire la verità, so che non è il suo nome principale, questo l'ho capito bene, sentivo già anch'io questa energia molto forte, mi ha accompagnato tantissimo, vado a un convegno in Sardegna nel 2008, quindi passano 8 anni, nel 2008, e durante la dimostrazione pubblica di medianità sento proprio lui che si avvicina, ho di nuovo i brividi, sento che si avvicina e in modo molto dirompente io sono costretta a dire, perché ovviamente quando noi canalizziamo ci sono molti modi di percepire il mondo dello spirito, io lo sento in audizione, quindi lo sento in chiarudienza, sento le parole all'orecchio, quindi io riferisco quello che mi viene detto e vedo anche la presenza, ma io non vedevo questa entità, semplicemente sentivo che lui doveva dire questa cosa e dice davanti a questo pubblico: io sono Spirito Libero, sono toro seduto e ho di nuovo tutti i brividi, ti chiedo scusa, sono toro seduto e sono la guida di questa donna. Ma succede anche un'altra cosa, che molte persone lo vedono a fianco a me. E la stessa cosa si ripete alla fine di agosto 2008, si ripete questa cosa, o 2009, non mi ricordo, ma era quello il periodo, dove durante una mia dimostrazione di medianità in trance, quindi io sono caduta in trance, si è perfettamente palesato, quindi si è manifestato visivamente a tutte le 18 persone presenti, toro seduto, vestito proprio in abito da cerimonia. Quindi ci sono quelle cose che sono, per me sono state molto sconvolgenti, è chiaro. Devo dirti anche che sicuramente qualcosa era nell'aria già da quando ero molto piccola, perché credo, come molte persone, abbiamo tenuto più la parte degli indiani che la parte dei soldati, no? Almeno io sono sempre stata una di quelle che ha sempre parteggiato per gli indiani, che a carnevale, perché si usava così, io mi vestivo da indiana, ma anche quando sono stata adolescente mi vestivo sempre da indiana, avendo i capelli lunghi, facevo le trecce, mi truccavo in quel modo, e le piume, tutto quanto. E sempre, questa è una cosa personale, ma io con gli amici di Life New mi posso permettere anche di dire delle cose personali, avevo fin da bambina, mi succedeva di avere questa cuperose, cioè il rossore sulle guance, no? Sempre avuto, tant'è vero che fin da piccola i miei genitori mi dicevano: noi non ti dobbiamo chiamare Barbara, ti dobbiamo chiamare Toro Seduto. E quindi era il mio soprannome, ti parlo di quando avevo 3, 4, 5 anni, e poi è andata avanti anche nel tempo questa cosa. Quindi riflettendo dopo, quando Spirito Libero si manifesta col suo reale nome, mi sono detta: ma forse tutto questo era già ben programmato, no? Di scoprire che una guida spirituale è stato questo capo indiano. E ti ho detto, sono sempre stata molto, diciamo così, riservata su questa cosa, anche se poi dopo, pubblicando i messaggi, ovviamente scrivo di chi è il messaggio. Finché ho deciso di radunare un po' i messaggi, proprio gli insegnamenti che sono arrivati come guida spirituale da parte sua in questo libro. E devo dire che anche il parto di questo libro non è stato semplice, perché ho iniziato a scrivere questo testo nel 2020, a marzo-aprile del 2020, in concomitanza purtroppo e con la pandemia, inizio pandemia, ma anche in concomitanza con la scoperta della malattia di mia mamma. Per cui è un libro che è nato sotto in quel momento lì, infatti la introduzione parte proprio con anno 2020. E poi con le vicissitudini personali, il lutto e tante cose, non ho
più messo mano al libro, non ho toccato questo computer, non ho preso nulla, i messaggi, niente di niente, fino a febbraio-marzo del 2021, dove mi sono trovata ancora una volta in un periodo pandemico. Se ricordi, eravamo in Regione Rossa, non si poteva viaggiare, non poteva, allora ho detto, ho tutto questo tempo, è ora di riprendere in mano questo libro. E devo dirti che in pochissimo tempo l'ho finito, cioè mi sono incollata al computer, non mi accorgevo, perché poi io sono fatta così, quando scrivo non mi accorgo per niente del tempo che passa, quindi non, cioè, mi mettevo alle 8 del mattino, era già l'una e non avevo preparato pranzo per casa, oppure andavo la sera dopo le 8, mi mettevo al computer, facevo l'una alle 2, senza, a me piace molto scrivere di notte tantissimo. Io vivrei di notte più che di giorno, caro Giorgio. Per questo la battuta, la Madori viene di notte, lo vedete, cioè calza a pennello. A parte tutto, scusami se ti ho interrotto, volevo dire agli amici che se siete interessati a questa storia che sta raccontando in maniera molto più approfondita, molto più sotto qui in descrizione, come vedete, se voi vedete nell'info box qua su YouTube e anche sopra su Facebook, trovate il link dove comprare il libro. Quindi in diretta, mentre noi siamo qua, potete tranquillamente acquistarlo, perché è interessante come cosa. Prego. No, quindi ho trovato la possibilità di terminare questo libro. Tra l'altro doveva uscire come libro ancora più corposo, sappi che sono 305 pagine, ancora più corposo, ma il mio editore, che io ringrazio perché è un uomo molto illuminato e anche molto coraggioso per pubblicare questo testo, come tutti i testi legati alla medianità ovviamente, ho tolto un'altra parte che sarà il mio prossimo libro, quindi sarà poi frutto del mio prossimo libro, che sono altri messaggi provenienti da un'altra entità spirituale. Quindi abbiamo diviso le due cose e abbiamo deciso di fare solo il libro dedicato a Toro Seduto. Se mi permetti, io lo faccio vedere, perché sì, lo sai che io faccio vedere come dici tu tutti gli altri. La vetrina di Barbara, eccolo. No, eccolo. È questo. No, io sono molto innamorata di questo libro qua. Devo dire anche la verità che, sai, non è facile scrivere, però personalmente mi riesce molto, molto facile in realtà. A me piace tanto scrivere, mi piace molto la comunicazione. E sono anche molto contenta di essere riuscita a mettere nero su bianco una serie di messaggi che sono certamente molto utili e molto importanti per le persone. È questo che differenzia questo libro da tanti altri, dagli altri miei precedenti. Mentre gli altri miei precedenti sono una descrizione di quello che raccontano le entità spirituali riguardo dal momento del trapasso quindi all'entrata nell'aldilà, quindi sono testi che descrivono molto bene la vita che c'è nell'oltre, quindi le dimensioni, i piani esistenziali, i doni che riceviamo, la capacità di comunicazione, le leggi fisiche che regolano tutte le altre dimensioni. Questo è un libro che in realtà raccoglie tutta una serie di messaggi che sono divisi per tematiche, quindi ci sono messaggi sulla morte, messaggi sull'amore, messaggi meditativi, ci sono messaggi legati anche alla evoluzione, perché ad esempio uno dei messaggi più importanti che è scritto, e chi legge il libro mi dice, devo ritornare su quel messaggio, brano, frase per frase, sì, perché è molto difficile, che è appunto un messaggio che riguarda la differenza tra reincarnazione e incarnazione. Quindi sono messaggi di insegnamento. E molti, sai, mi hanno detto, Giorgio, che si tengono il libro vicino, poi quando si sentono un attimo nello sconforto, nella gioia, cioè uno non deve essere sempre triste per leggere, aprono a caso il libro e leggono quelle pagine, perché sono pagine poi di un messaggio, penso ce ne sono più di un centinaio circa, quindi sono tanti. E sono molto contenta perché sono e condivido molto il pensiero del mondo dello spirito quando dice che siamo proprio nell'epoca in cui possiamo perfettamente recepire gli insegnamenti
che ci possono condurre a vivere la nostra vita meglio. Dimmi. C'è una presenza dietro di te. Ah, forse è il mio cane. Mi sono spaventato perché l'ho visto passare. No, no, ecco, scusa, l'unica presenza visibile in questo momento è il mio cane. Che... Ah, Barbara, poi facciamo così, facciamo verso tra un po', prendiamo anche noi una pagina a caso del libro e la leggiamo. Che ne pensi? Sì, si può fare? Assolutamente, certo. Lo facciamo perché vogliamo fare questo esperimento. E poi c'è anche un'altra cosa da dire. Dietro c'è una specie di luminaria dentro una fotografia tua. Oggi succedono cose strane, mamma mia, sembra una puntata di X-Files. Dietro di te c'è un'illuminazione, credo che sia la lampada che si riflette in un quadro. Dietro di te c'è il quadretto, quello dove c'è la figura femminile. Vedi che si illumina. Ci sono le foto di mio figlio e c'è la foto di mio padre che è sotto proprio la libreria. E cos'è questa lampada che si riflette davanti a te? Ma è la lampada centrale, forse il lampadario della sala? E fa blu, fa una luce blu. Blu no, astro. Assolutamente no. E scusami, che cos'è quel quadro? Vedi, guarda il video, accanto a te c'è quella cornice che si illumina di blu. Allora ci stiamo domandando tutti che cos'è. Io pensavo che era una luce riflessa, quella del computer. Che cos'è? Ascolta, dimmi guardando me alla mia destra o alla mia sinistra, perché non riesco a capire. Allora, guarda qui, proprio dove c'è il mio dito. Lo vedi? Dove c'è il mio dito. Ok, quindi qui da questa parte no, qui? Esattamente. Dove c'è? Ecco, dove hai messo il dito adesso? C'è la foto di mio padre. Ma perché si illumina di blu? Ma io non la vedo illuminarsi di blu, ma sono molto contenta se le persone vedono illuminarsi di blu. Vabbè, comunque, non capisco perché. C'è questa fotografia che si continua a illuminare di blu. Io pensavo che era un riflesso della luce. Aspetta. Forse il riflesso delle luci dell'albero di Natale? Ah, ecco, finalmente. No, perché adesso mi ha preso un attimo... forse è il riflesso delle luci dell'albero di Natale che è alla mia destra, quindi probabilmente riflette quello. Ah, ecco, perché ero 2 ore che ero ipnotizzato a guardare quella cosa lì e pensavo che era il riflesso del computer, quindi non capivo che cos'era. Poi, te lo giuro, oggi è così, perdonami. Poi c'è una nostra amica che dice, non conoscevo Giorgio, certo, tutti mi chiamano Salvo, come fai a non conoscere? È normale che non mi conosci. Come posso seguirti, oltre che qui? Ecco, questa cosa io non la capisco ancora. Siamo qui, cioè questo è il mio canale, quindi tu mi puoi seguire da qui. Quindi sei già nel posto dove mi puoi seguire. Ok, tutto qua, non capivo questa cosa qua. Barbara, volevo dirti una cosa però, riguardante quello che stavi dicendo. C'è una differenza fra il mondo dell'aldilà come lo percepiamo noi e quello, diciamo, del mondo dei Dakota. C'è una differenza? C'è un guardiano della soglia? Ci sono delle differenze, però sono anche... Credo molto che si possono, sono differenze che si possono integrare anche molto bene. Ad esempio, quando mia mamma se n'è andata, io ho chiesto, sia quando mia mamma era malata, io ho chiesto, ma senza anche bisogno di chiederlo, i miei amici Lakota del Sud Dakota, quindi tu hai conosciuto Florentine Blue Thunder, perché l'abbiamo avuto in trasmissione, loro pregavano per mia mamma. Ovviamente si prega per una guarigione, ma come noi spiritualisti, anche loro, la guarigione non è detta che sia la guarigione del corpo. Anche la morte può essere una guarigione, e io sono convinta di questo. È qualcosa che lo spiritualismo ci insegna quando lavoriamo e studiamo la guarigione spirituale. Quello che noi intendiamo per guarigione non sempre è quella che comunemente in Occidente, o comunque noi possiamo pensare come esseri umani, anche morire può essere una guarigione. Sicuramente nel caso della mia mamma la morte l'ha veramente sottratta a delle sofferenze immani, quindi sono certa che è stata una guarigione. E ti parlo da persona spirituale, perché se ti devo parlare da persona umana, è chiaro, come umanità, come tutti, no? Non vorremmo mai che questo succedesse. Ecco, quando mia mamma se n'è andata, io l'ho comunicato a Florentine, che l'aveva già benissimo percepito, e mi ha scritto una cosa molto bella dicendo: stiamo accompagnando
tua mamma adesso sta facendo il percorso per riconnettersi, per raggiungere i suoi avi, i suoi antenati. E anche qui ho i brividi, che non è molto differente da quello che diciamo noi, no? Noi sappiamo bene che una volta che una persona lascia questa dimensione, si ricongiunge alle persone che hanno già oltrepassato la soglia. Quindi sostanzialmente per tante cose non ci sono certamente delle differenze. Quando feci la capanna sudatoria e al terzo round della capanna sudatoria era dedicata a quello che ho fatto io, al mondo degli spiriti, e nella capanna sudatoria sei al buio perché sei chiuso dentro questa capanna, ne abbiamo parlato tante volte, con il vapore che fuoriesce da queste pietre che scottano, bagnate d'acqua. Quindi c'è un buio totale. Quando si è parlato degli spiriti e quindi si dedicava quel momento al mondo dello spirito, nel buio di quella capanna io ho visto avvicinarsi molte sfere colorate, ma non le ho viste solo io. E queste sfere colorate si sono trasformate in farfalla. E quindi nel buio di questa capanna tutti noi presenti abbiamo visto queste farfalle traslucide. Ma erano animali totemici, erano come gli animali totemici. Sì, però voglio dirti che è stata una cosa meravigliosa, perché come abbiamo nominato il mondo dello spirito e pregato per il mondo dello spirito, c'è stata questa manifestazione ed è stata una cosa meravigliosa. Io, sai Giorgio, devo dirti anche che trovo personalmente molta più capacità medianica e di percezione quando mi trovo in quelle terre che in Italia. Cioè, non è che io qui non sia una medium, penso che tante persone mi abbiano conosciuto e lo sappiano, però sento ancora più forte la voce del mondo dello spirito quando mi trovo là, perché sono popoli che, come hai detto tu prima, hanno intanto un grande contatto con la natura, e quanto anche il mondo dello spirito ci insegna che per ascoltare la loro voce noi dobbiamo stare in mezzo alla natura. Tant'è vero che tutte le prime, come dire, le prime volte che si vuole sperimentare la chiarudienza bisogna farlo in mezzo alla natura. Però sono anche popoli che hanno una capacità interiore e una profondità, che vedono tutto come una meravigliosa manifestazione del grande spirito, cosa che noi abbiamo perso. Se noi guardiamo il mondo circostante, non vediamo mai che è una manifestazione meravigliosa di Dio. Loro lo chiamano grande spirito, va benissimo, Wakatanka. Quando forse bisogna proprio trovarsi in questi luoghi, non lo so, io quando sono là è come avere, come attaccarmi una spina in più, centuplicare la mia capacità ricettiva. Barbara, scusami, perché Leonardo da Vinci da bambino, il nonno, prese Leonardo e lo tolse dalle scuole e lo mise a contatto con la natura? Perché? Perché aveva capito che era un essere speciale e di conseguenza doveva stare lì, doveva imparare dalla cosa più vicina che aveva lui. L'altra sera ho fatto una diretta e parlavo, hai detto poco fa una cosa interessante, ma abbiamo perso o non abbiamo mai avuto? La domanda è questa, perché Adamo ed Eva non erano nati sulla terra, erano nel paradiso terrestre, sono stati cacciati ed erano disadattati, non sapevano come legarsi a quel mondo, tanto che uno doveva lavorare perché non aveva, diciamo, quello che aveva nel paradiso, cioè che era tutto già stabilito, doveva ricominciare. Ma come? Perché lui non era di questo mondo. E allora l'angelo segreto Raziel gli diede gli strumenti per cercare di rimparare, reinventarsi. E poi si è portato fino a Salomone, fino ad arrivare alle fratellanze esoteriche, e la storia la sappiamo già. Ma quello che dobbiamo capire è che l'ermetismo, l'esoterismo, la spiritualità sono gli unici collanti con la natura, come è stato per i nostri predecessori, deve essere anche per noi. Non ci arriveremo mica con questi artefatti e con questa tecnologia che stiamo creando. No,
La tecnologia è l'unica cosa che non è a servizio della natura, e la tecnica non è a servizio della natura, e ci porterà sempre più lontano. E invece noi dobbiamo ritornare, legarci, la cosiddetta saggezza anche del contadino, che tanto è stato bistrattato negli anni 70. Contadino era un insulto, adesso il contade è una specie di guru, no? Ma vi rendete conto che con due stelle le persone riuscivano a dare da mangiare a tutto il paese attraverso la misura di due stelle? Andavano in chiesa, e le chiese erano dei meridiani dove le luci venivano, illuminavano alcuni punti, e i contadini e i rurali scoprivano che stava arrivando la primavera ed era il momento della semina, della raccolta, attraverso le meridiane che si creavano nella chiesa. Quindi non c'era bisogno neanche di saper leggere e scrivere. Un contadino sapeva, là mentre pregava, faceva le sue egregore, scopriva che il sole si spostava sempre di più ed era il momento di cambiare le circostanze della sua vita. Quindi noi non dobbiamo lasciarci, perché è anche una manipolazione questa, allontanarci dalla natura. Barbara, ci sono in Francia, anche qui in America, ci sono gente che pensa che il pollo sia un animale a quattro zampe, perché lo vedono messo così. Non riescono a legare la gallina al pollo. Pensano che sia un animale diverso da quello che immaginano. Questo è gravissimo. È il distaccamento totale dalla natura. La natura è la salvezza. Le regole della natura, l'uomo non ha... Perché si parla in scienze di scoperta? Perché l'uomo non inventa nulla. È già tutto prestabilito dalla natura, deve solamente scoprirlo, perché già esiste. Questo dobbiamo fare, ma con tanta fatica. Ci dobbiamo provare. Se avete un pezzo di parco, andateci, proteggetelo, pulitelo. Io addirittura mi metto a pulire i parchi, perché non sopporto che qualcuno, vabbè, non lo farà mai, allora lo faccio io. Dovete... La natura è il nostro segreto. La prima regola dell'ermetismo è contatto con la natura. Quindi quello che dici tu sposa perfettamente tutto quello che è successo nel mondo occidentale e che noi abbiamo perso. Sai, Giorgio, molti chiedono: ma come si fa a essere medium? Quando impari il contatto con te stesso, quando impari a sentirti, a capire chi sei, a sentire come vibri tu, è molto più semplice dopo relazionarsi con gli altri esseri umani e relazionarsi col mondo dello spirito. Io non so perché, però, quando vado in America, in Sud Dakota, che sono le terre centrali, sono le terre delle grandi praterie, sono le terre delle Black Hills, sono le terre sacre, ma al di là di tutto, io quando vado lì, cioè proprio mi sembra di trasformarmi, riesco a essere quella persona che non sempre riesco a essere qui. Perché? Perché intanto c'è proprio un ritmo di vita diverso, il famoso Indian Time. Hanno un ritmo, non c'è questo fagocitarci che è il nostro, le cose le fanno tutte nei tempi, danno molto spazio ai racconti, alle parole, agli insegnamenti. Amano molto fermarsi, parlare, raccontarsi. Noi usiamo i telefonini, noi ci messaggiamo, però il contatto umano è qualcosa di straordinario. Il contatto con gli animali. Io mi ricordo che mi portarono a vedere il Custer State Park, quindi sono andata con degli amici Sioux, per vedere le mandrie, ma sai, io non so quanti migliaia di capi di bisonti ho visto in estrema libertà. E ho pensato molto a queste terre, a quanto avevano queste persone, perché tu calcola che io sono stata alla riserva di Rosebud, e Rosebud è grande come la Toscana. Cioè, la Toscana è, tu metti la Toscana in mezzo agli Stati Uniti, quello è quello che rimane ai Sioux del loro territorio. Ecco, tanto per dire come sono stati proprio deturpati di tutto, preso tutto. E
Non lo so, io so che anche quando sono qui ho bisogno di andare in mezzo alle colline, ho bisogno di andare al mare, ho bisogno di andare in montagna, cioè questo contatto con la natura è fondamentale. Ma veramente, Giorgio, quando una persona sta nel silenzio sente tutto, il silenzio parla tanto. Quando andai la prima volta in America, e andai in Sud Dakota, io ci sono andata proprio perché volevo vedere le terre della mia guida spirituale. E mi portarono nelle Black Hills, le colline nere, e il cuore, sono anche fatte a forma di cuore molto particolare, a fare una passeggiata. Sì, dovevamo raggiungere i 2600 metri. Ok, io sono stata l'ultima ad arrivare su, anche perché avevo 40 kg in più rispetto a quanti ne ho adesso, quindi facevo molta fatica. Quello che mi ha spinto tanto ad andare su è che, rimanendo sola in mezzo a sto sentiero, sentivo i serpenti a sonagli. Ho detto che non ero andata in America per morire con il morso di un serpente a sonagli, quindi mi ha ben alimentato la mia corsa verso la cima. Però quando arrivai alla cima, e il mio gruppo era già arrivato su da un'ora, io istintivamente sono andata a sedermi su una roccia, e quando mi sono seduta lì, che vedevo tutta la vallata di sotto e vedevo queste colline nere, vedevo la valle, vedevo le praterie lontane, io ho cominciato a piangere e ho detto: ma perché? E sentivo l'energia della mia guida. Arriva il mio capogruppo e mi dice: lo sai dove ti sei seduta, Barbara? E dico: no, è la prima volta che vengo qui, quindi non posso saperlo. Ti sei seduta proprio dove si sedeva Toro seduto quando doveva prendere determinate decisioni. Veniva qua. E a me questo mi ha scoppiato il cuore. Perché non solo Barbara, ma ciascuno di noi sa, noi sappiamo tutto, siamo tutti collegati. Siamo collegati fra esseri umani e siamo collegati noi umani con le altre dimensioni. Quella cosa, io penso, quella discesa, sono scesa giù che non vedevo niente perché continuavo a piangere, perché poi io sono una che si commuove molto, le vive le cose come quando vengono i genitori a casa mia per contatto, non rimango impassibile, io partecipo molto a questi contatti, li sento profondamente, sento il dolore delle persone, ma sento anche la loro gioia quando riconoscono i loro figli, cioè non posso essere fredda, non lo potrò mai essere. E di che ho 54 anni, forse non imparerò mai a essere distaccata, però non lo so. Guarda La Barbara, ricetta è io. proprio quella: essere molto se stessi, ascoltarsi molto, ascoltare molto il proprio cuore. Io tanto ti ringrazio per avermi fatto conoscere Blue Thunder, no? Che andate a vedere la puntata precedente, la trovate sul canale. Il misticismo dei Lakota si chiama. E abbiamo avuto la fortuna di avere un grandissimo cerimoniere, un grandissimo maestro della tribù dei Lakota. Io ho avuto la fortuna di parlargli un po' fuori, diciamo, la trasmissione, e lui mi ha detto una cosa che mi ha scioccato, alla faccia dell'esterofilismo italiano che noi abbiamo, che quando vediamo qualcuno da fuori, ha detto: noi aspettiamo Barbara per parlare col nostro toro seduto, cioè con la nostra guida. Cioè, ma vi rendete conto che cosa ha detto quell'uomo? Cioè, noi che andiamo a cercare sempre le cose altrove, ce l'abbiamo a casa. Vi rendete conto che un popolo che sta dall'altra parte del mondo aspetta la venuta di Barbara per parlare con una loro guida? Vi rendete l'apertura che c'è? L'apertura mentale? Cioè, se fosse successa una cosa in Italia, in una tribù italiana, questa circostanza non sarebbe mai stata accettata, che la verità poteva venire da un'altra parte del mondo. E quell'uomo. Cioè, stiamo parlando di una persona che quando parla vi sentite piccoli, perché Blue Thunder quando parla lui vi sentite piccoli, perché con tre parole vi racchiude un mondo, direttamente, semplice, punto, basta. E io davanti ho questa persona che è capo di una tribù storica, colui che è l'unico che parla la lingua degli antichi. È come se noi avessimo uno accanto che ci parla l'antica lingua delle divinità, che non sa nessuno qual è.
Immaginatevi di avere una persona che vi parla la lingua delle proprie divinità davanti e ti dice: noi stiamo aspettando, anche noi aspettiamo che questa situazione si sistemi, e aveva tempo di parlare con me, ma nel frattempo mi stava dicendo che la sua vita era ormai dettata a cercare di fare le cerimonie funerarie alle persone che stanno morendo di malattia, della pandemia, e quindi aveva il tempo di dirmi questo. Ora cercate di unire tutto quello che vi ho detto, ma immaginate l'importanza. Noi italiani molto spesso ce ne dimentichiamo l'importanza che abbiamo, ma noi siamo veramente ultimamente al centro del mondo su tutto. Se mi posso permettere, Barbara, ho una cosa che si può accostare a quello che ho provato io, diciamo, quando mi parlava Blue Thunder. Quando ho fatto il simposio mondiale di San Marino, c'erano i più grandi ufologi e in mezzo c'ero io. Vabbè, mi ritrovo e loro mi dicevano a me: voi italiani state facendo un grande lavoro. C'era Luis Elizondo, il più grande ufologo del mondo, un uomo che combatteva contro gli Stati Uniti, mentre io litigo con qualcun altro, per dirti questa è la proporzione, che mi diceva che noi siamo grandi italiani, che abbiamo fatto un grande lavoro di ufologia. Io lo guardavo e dicevo: ma che dici? Ma questo perché? Perché Roberto Pinotti all'esterno dell'Italia è molto più importante rispetto all'Italia. Cioè noi non ci rendiamo conto chi abbiamo in casa, ma ce lo fanno capire gli altri. Cioè io ero importante per loro perché ero italiano. Ma chi ha costruito tutto questo? L'ha costruito una persona che per 50 anni ha lottato per dare serietà nel suo paese alla ricerca, e non è diventata un bluff, una buffonata, una cialtronata. E io me ne sono accorto dopo, perché fino a quando io vivevo qui lo paragonavo a tutti gli altri ricercatori, ma fuori mi hanno fatto capire quanto era importante questa persona. La stessa cosa ho provato quando mi stava parlando Blue Thunder riguardando te, perché i nostri amici seguono tante medium, tanti ricercatori, ma farsi dire dall'esterno che loro aspettavano te mi ha lasciato così, mi ha destabilizzato. Guarda, io questa cosa non la sapevo e mi sta commuovendo molto, ma sai anche che non sono la persona che... Sono cose grandi queste, ma io non vedo l'ora di tornare là perché... desidero partecipare alle loro cerimonie, quindi mi sono accordata con Florentin per l'anno prossimo, per quest'anno, scusami, non l'anno prossimo, sperando che si possa viaggiare, perché siamo con questa variante Omicron che ovviamente impedisce molte cose, però è il mio pensiero tornare là, perché è inutile, è come entrare in un altro mondo. Proprio forse perché c'è le due facce della stessa medaglia, una grande semplicità, una grande umiltà, ma anche tanto una grande profondità. È il vivere anche l'esperienza spirituale in modo completamente diverso rispetto a noi. E quindi a me manca tutto questo, mi manca l'incontro con queste persone. Cioè, ho conosciuto un tempo fa, magari lo potete vedere anche su YouTube, Moses Brinkplanty, che è un Lakota anche lui, ed è un cerimoniere, lo è stato, è un grande cantante, un cantante molto conosciuto anche col suo gruppo, non solo negli Stati Uniti ma anche nel Sud America. Ha fatto anche, come nativo americano, come Lakota, ha fatto book fotografici, è una persona a capelli lunghissimi. E gli chiedono: ma tu ti senti più americano? Questa è una sua frase molto famosa. Ma ti senti più americano o ti senti più un pelle rossa, un nativo? E lui risponde: io non sono né un nativo, non sono né un americano, io sono un Lakota. E questo ha fatto il giro del mondo. Cioè, ci sono delle persone che non solo hanno forte l'amore per le loro radici, e io spero che noi non perdiamo, anche noi a volte penso che stiamo perdendo il senso delle nostre radici, ma hanno proprio non solo l'amore per le loro radici, quindi l'amore per i loro antenati, le storie che raccontano,
le tradizioni, molto rimane ancora un tramandare oralmente certe cose, ma hanno anche molto a cuore il futuro dell'umanità, cioè i giovani. Quindi c'è proprio una concezione diversa del tempo, dello spazio, dell'amore, della morte, del mondo dello spirito. La prima volta che io andai in America, sai, là andai piena di regole, non si guarda negli occhi un indiano perché è scortesia, non devi mai fissarlo negli occhi, sono loro che devono guardarti, ti devono dare il permesso di guardarli. Quindi io ero andata con tantissime regole e andai in una Sundance molto molto grande, c'erano 400 danzatori, non dico il nome del cerimoniere perché è un nome molto famoso, ma lui mi guardò e io rimasi molto imbarazzata, perché se guardano molto gli europei, se ti guardano e ti sentono e ti guardano a livello energetico, se va bene entri nelle cerimonie, se no rimani fuori, non ti fanno entrare. E lui disse: ecco la donna che cammina con i morti. Cioè, io non ho mai detto a nessuno là, per figurati se andavo a dire, guardate, io sono una medium, vedo il mondo dello spirito, mai detto niente. Però lui quando mi guardò disse che vedeva i niente nati vicino a me e sapeva che io parlavo con il mondo dello spirito. Quindi anch'io vorrei arrivare e vorrei che tutti arrivassimo a questo, no? A questa bella capacità che quando guardi una persona la guardi a livello energetico, la guardi con il cuore, non la guardi con la testa o per quello che quella persona ti può dare, ma la guardi con l'anima e poter vedere l'anima di quella persona. Ecco, queste sono le differenze che ci sono. È chiaro che ci sarà un motivo per cui io mi sono incarnata in Italia. Tante volte me lo chiedo, ma perché non in un altro paese? Un paese più libero, più aperto anche al discorso del mondo dello spirito. E tu sai che io amo molto l'Italia, l'Italia che ha dato Natali a dei medium meravigliosi. Però un conto è la medianità e un conto è la spiritualità. Quindi anche trovare queste vie spirituali, tante volte, sai, l'essermi confrontata con questo, per me sono i miei viaggi, è il mio modo di andare in isolamento quando riesco ad andare in America, è proprio guardarsi dentro, guardarsi profondamente dentro. Io ho bisogno di questo, perché se voglio essere e continuare la missione che io ho su questa terra, che è quella di aiutare gli altri, lo devo fare prima guardando molto dentro di me e smussando i miei lati caratteriali. Perché dobbiamo essere persone non solo medium, ma spirituali. Quando si parla di un cammino spirituale, è diverso dal dire il cammino medianico. Il cammino spirituale vuol dire che se io cerco di seguire un percorso e personalmente io seguo il famoso sentiero rosso, che è il percorso dei Lakota, ma al di là di questo, se cerco un cammino spirituale e mi professo una persona che fa un percorso spirituale, poi non posso trattare male i miei fratelli umani, capisci? Quante volte qui in Occidente abbiamo, io sono un bravo medium, io sono una brava medium, però dopo a livello umano trattano male le persone, non so se mi sto spiegando. Meglio non dire che sei un medium, meglio non dire che fai un cammino spirituale, io preferisco tantissimo le persone che dicono non faccio, non seguo nessun percorso, però vedo che trattano bene le persone, cioè sono altruisti e le trattano bene. Mi sto spiegando, Giorgio? Sì, a me stavo, tutto volevo aggiungere anche un'altra cosa. C'è anche il rovescio della medaglia. Le persone pensano che spirituale significa diventare il cestino di tutti le tue frustrazioni. È vero anche questo. Io sto facendo un cammino esoterico, quindi per mia indole tendo ad essere buono. Non è la spiritualità che mi sta dando la bontà. La spiritualità è la conferma di quello che sei. Questo è oggettivare all'esterno quello che si ha dentro. Ma alcune persone pensano che essere spirituali significa che io debba stare zitto, messo così, e ogni tua offesa, insulto, cattiveria, io la debba accettare perché io sono spirituale e lui no.
Perché poi ti dicono, ah, ma questo non è spirituale, mi hai risposto in una maniera non spirituale. Ma che significa? Questo è il primo principio dell'ignoranza, per non dire altro. Perché lo spirituale sta facendo un cammino personale per sé. Non è che io devo diventare totalmente plasmato, amorfo, dove ogni cosa che le persone fanno debbano usarmi per cercare di togliersi le loro frustrazioni. Ma che significa? Io non mi posso permettere di mandare, diciamo, a quel paese una persona perché appena lo faccio non sono più spirituale, è ipocrita, perché lo spirituale non manda a quel paese le persone. Ma che significa? Ecco, questa cosa io non la capirò mai, perché lo stesso Padre Pio, per non indicare qualcun altro un po' più in alto, se gli facevi girare le valvole, ti ci mandava da quella parte. Ma non significa che lui non era un mistico, ok? E quindi si vede anche nei film che lui era un po' furino. Ma è giusto? Che cosa c'entra questa cosa che lo spirituale deve essere uno luce, cuore? Ti insultano e tu? Sì, hai fatto bene. È giusto, perché se tu mi stai insultando è perché l'ho voluto io. Oh, con questa storia qui che non puoi fare più nulla perché ogni cosa che fai è proiettato a te stesso. Ma smettiamola. Scusatemi, ma è così. Barbara è una medium, sta facendo un percorso personale, ma la sua umanità, la sua interezza deve essere preservata. Non è che se una persona cammina coi morti deve sopportare pure tutte le frustrazioni dei vivi. Ascolta Giorgio, è un po' quello che dicono a me quando io ho purtroppo vissuto molti lutti personali e quando magari viene fuori che ho perso qualcuno mi viene detto, ah ma tu però sei fortunata, li vedi, e io voglio dire, ma cosa c'entra? Cioè c'è la mia parte umana, il mio legame, il mio amore per quella persona, non è che perché io sono una medium e poi vedo lo spirito di mia mamma o di mio nipote o di mio cognato io debba essere più felice degli altri. Certo che sono felice quando li vedo, ma la mia parte umana, che richiede anche quella parte, la voglia di abbracciare che manca, la voglia di parlare, di sentire una telefonata, di sentire di fare una cena insieme, cioè manca anche a me. Questo è veritiero, sai quello che dici, perché pensano medium uguale felice perché può vedere, ma medium è anche umano, e guai se non avessimo la nostra parte umana, Giorgio, perché se no non se non conoscessi il dolore e se non conoscessi tutti gli aspetti o quasi tutti gli aspetti della vita umana, come potrei aiutare i miei amici e i miei fratelli esseri umani? Perché Gustavo Rodio dice la santa verità, noi siamo parte di una grande famiglia che è la famiglia umana. E lo dimentichiamo molto spesso questo. Assolutamente sì, condivido quello che dici tu. Quindi, nel senso che quando io dico amo gli animali, io metto anche gli uomini, cioè nel senso che tutto quello che è animato è regno animale, anche l'uomo, eh? L'uomo c'ha l'anima, è animato, e allora è un animale anche lui, quindi è un animale sociale, lo chiamano così, e quindi si amano anche gli animali. Io amo il mio prossimo, ci mancherebbe, ma come esprimo l'amore per il mio prossimo? Attraverso il rispetto. Rispetto è una parola stupenda, perché significa entrare in profondità nelle cose, e quindi l'amore non è a parole, ciao gioia tesoro, bravo, non è così. L'amore per il prossimo è il rispetto. Se io mi siedo in una panchina e la lascio pulita come l'ho trovata, questo è amore. Il rispetto per il prossimo, non che io, siccome fra un po' mi alzo, la schifo tutta, dalle piccole cose. Ora, sembro il moralizzatore, ma non è così, perché se si è arrivati a questo punto è perché non c'è stato rispetto per il prossimo. Ma come si fa a avere rispetto per il prossimo se, diciamo, si vuole arrivare subito al mondo dell'oltre? Ma se non abbiamo rispetto già sulla nostra, diciamo, sul nostro mondo materico, come facciamo ad accettare, a volere la percezione di qualcos'altro? Come si fa? Non ci sono scorciatoie.
la prima cosa che fanno fare agli iniziati è ricominciare dalle parti basiche, come se fosse rinata la persona. Un gesto nell'esoterismo, nella simbologia, il gesto del maestro, soprattutto alchimista, è cammina a gattoni. C'è un'immagine di Giordano Bruno che, per vedere l'oltre, è un'immagine, diciamo, iconica, perché la conoscono tutti questa immagine. C'è Giordano Bruno che guarda oltre la nostra dimensione, la volta celeste, ma è messo a gattoni. Perché? Perché è uno stato iniziale della vita, dove la persona ricomincia a camminare a quattro zampe, ed è il secondo cammino dell'iniziato per accettare e scoprire cosa c'è oltre. Non c'è un'altra via, si deve di nuovo rinascere e camminare a gattoni come i bambini. Quindi quelli che dicono voglio parlare, fammi parlare con Barbara, perché io ormai sono diventato la segreteria ufficiale di Barbara Amadori. Io ho sempre detto a tutti, non faccio parlare con Barbara, quindi non chiamate me per parlare con lei, perché lei già è piena di impegni, io non posso disturbare la quiete di una persona, e soprattutto c'è già qualcuno in fila, non è giusto scavalcarla perché io ho un rapporto di amicizia, quindi non mi chiamate per parlare con Barbara. Però per alcuni io sono la segreteria. E allora io gli dico, non funziona così, amici, non chiamate me per parlare con lei, dovete fare prima un percorso per parlare con lei, ma dovete proprio, nel frattempo che, diciamo, state aspettando di parlare con un medium, dovete prima concentrarvi voi, dovete crescere, perché altrimenti quella cosa diventa nozione, vi dà una risposta, botta e risposta e finisce lì. Ma se per avere un messaggio e farlo vostro, dovete prima aprire la vostra coscienza, dovete espandervi. Non funziona così. Se volete che un contatto con un medium, oppure un contatto con qualsiasi persona, anche un colloquio, qualcosa, rimanga, dovete prima accoglierlo, essere pronti ad accoglierlo. Non è che funziona, appunto, mi fai parlare con Barbara, sì, un attimo che ti collego, tipo i cavi, no? Ti collego, sì, allora, che c'è? Senti, mi fai parlare con mio zio, sì, un attimo. Ti saluta, va bene, ciao, grazie. Non funziona così. Se poi in altri ambiti fanno così, e allora stateci. È fantastico, allora, fatelo. Per questo un mio carissimo amico, che fa metafonia, è tornato sui suoi passi, perché si è accorto che quello stava diventando qualcos'altro, non era più un messaggio alla persona che la faceva crescere, la faceva comprendere, non elevava il gradino della persona che riceveva il messaggio, ma diventava un rapporto a tu per tu, come se il mondo dell'aldilà e il mondo materico ci sia solamente una linea così indifferente, una linea immaginaria dove io continuo ancora a parlare con lui. Non è così, ragazzi. Ma che cosa, cioè, Allan Kardec che cosa ci ha insegnato? Barbara, questi puntini sulle i dobbiamo metterli, perché... Io sono molto d'accordo, e tu sai anche che rispetto a tanti miei colleghi, per tante cose mi sono molto ritirata, nel senso che adesso purtroppo c'è la pandemia di mezzo, sono 2 anni, però ho fatto delle scelte, non vado più a certi convegni, dove vedo che ci sono delle mercificazioni non vado, dove vedo che ci sono lo sfruttare certe cose non vado, preferisco fare diversamente. Io ho programmato per questo sabato un seminario online con le persone in lutto, cioè ci sono più di 100 persone, preferisco fare le cose in un certo modo piuttosto che in un altro. Poi sai, Giorgio, io credo che ognuno di noi scelga di essere quello che vuole essere. Io so cosa voglio essere e soprattutto so cosa non voglio diventare, e quindi curo molto quello che è l'aspetto profondo di me, la mia personalità, il mio modo di sentire. Questo vuol dire anche tanto isolarsi per poter poi, quando le persone entrano in casa e ricevono il loro contatto, essere proprio al meglio sotto questo punto di vista. Sai, io non faccio, ho colleghi che si permettono, forse ci riusciranno assolutamente, fanno 5, 6, 7, 8 contatti al giorno. Io se ne prendo 2 va bene, perché le persone hanno bisogno di tempo.
bisogna dedicare del tempo alle persone, bisogna dedicare tempo al contatto, il contatto deve essere un contatto forte, un contatto dove chi viene deve proprio essere sicuro che sta parlando con l'aldilà. E quindi io ricerco sempre una dovizia di particolari molto forti, perché posso dire a tutti: guarda, tuo figlio sta bene, felice, in pace. Un conto è dire così, che lo possiamo dire tutti. Un conto è dire: guarda, tuo figlio mi sta dicendo che quando aveva 5 anni è andato a fare questa cosa, tu eri con lui, avete comprato questo, avete trovato questo. Cioè, un conto è quando dai dei particolari forti, perché le persone non vanno prese in giro quando vengono al cospetto di un in cospetto nel senso in presenza di un medium. Non devono essere prese in giro. Il dolore non è un motivo per prendere in giro qualcuno, assolutamente. Le persone nel dolore vanno rispettate all'ennesima potenza. Poi sai, e sempre ribadisco, ognuno sa chi vuole essere. Io l'ho imparato nel corso del tempo, l'ho imparato cercando di capirmi. So che voglio stare con i miei amici indiani perché mi sento a casa, so che voglio stare in Italia perché conosco tante persone che hanno bisogno e che sono diventate anche amiche, so che voglio viaggiare perché i viaggi spalancano la mente e l'anima, e so che voglio scrivere, però so anche che voglio essere sempre la persona che sono, cioè onesta. C'è il contatto? Bene, lo facciamo. Non c'è? Non me lo invento. Va bene così. Cioè, non hanno l'orologio nell'aldilà dicendo: oh, guarda, che bello, adesso ho l'appuntamento alle 9, tramite la Barbara vedo mia mamma. Non è così che funziona. Barbara, dimmi. Ti ricordi il film Ghost? Sì, certo. Ecco. Com'è bello. Analizziamo un po' la regola aristotelica di questo film, la linea, diciamo, storica di questo film, la narrazione. Subito lui muore, pac, di colpo, inizia così. Ma noi non piangiamo subito, perché? Perché ci commuoviamo alla fine? Cosa accade alla fine? Dove ci porta questa narrazione? Ci porta alla consapevolezza di lei, perché lei ha sempre amato lui. Lui muore, lei continua ad amare lui, ma cosa ci sta insegnando questo film? Quando avviene la commozione suprema? Quando lei ha la piena consapevolezza di lui, perché lei non riesce mai a vedere lui? Per tutto il film lui cerca di comunicare con lei, addirittura lui è consapevole che esiste l'aldilà, ma cerca di salvare la vita di lei. Perché è così importante? Perché il destino di una persona va protetto. Poi cosa accade? Accade che lei comincia a avere sentori, attraverso altre situazioni, attraverso una medium e quant'altro, ha la consapevolezza pian piano, ma quella definitiva viene concessa da Dio. Perché lui, prima di andare via, è Dio che fa il regalo a lei di far vedere lui. Ma quando lo fa? Quando lei vede il regno delle ombre. Ecco perché è importante la consapevolezza del male. Se ti ricordi il film, alla fine, prima che arriva la scena madre di lui che si gira e saluta lei e si baciano, arriva, lei percepisce e vede il regno delle ombre che si portano via il cattivo della storia, il nemico che era il finto amico di lui. Sì. Quindi consapevolezza iniziale. Lei è sempre innamorata di lui, non perde mai la linea, il filo d'Arianna non si perde mai. Accadono delle fasi che ti fa capire che lei non era pronta per quel momento, perché il film poteva durare un quarto d'ora. Lui muore, lui si fa vedere da lei, Dio lo fa vedere, arrivederci e grazie, no? Perché dura 1 ora e mezza? Perché ci fa capire il cammino che fa lei. Lei è inconsapevole, poi scopre il medium, tramite il medium riconosce la consapevolezza che lui esiste, conosce il mondo dell'oltre, alla fine lotta, c'è una lotta efferata fra il cattivo e il buono, lei scopre che esiste il regno delle ombre, quindi la consapevolezza che c'è il male dove lei non doveva stare, e alla fine gli arriva il dono di vederlo. È tutto. Ma non solo, quando lei lo vede, lei è pronta per lasciarlo andare.
Esattamente, altra cosa proprio. È molto importante, consapevole che lui esiste ancora ed esiste veramente, consapevole di questo, lei lo lascia andare, cioè lo lascia andare nell'aldilà, nell'oltre. Sì. Quindi, ed è una cosa... Questo è l'atto d'amore. E cosa ci ha insegnato questa cosa? Cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che non è pronto, mi fai parlare, sì, arrivederci, non è così. Quel percorso di quella donna, che era Demi Moore, di quella donna, lo dobbiamo fare tutti. Perché è un percorso interiore. Prima di andare a verificare se c'è qualcuno che mi sta chiamando, mi sta aspettando, devo essere pronto. Ma devo fare un cammino interiore, perché altrimenti non avviene quella cosa lì. Questo è il modo di vedere certi film, perché dietro ci sono profonde morali, ma molto... E poi perché noi piangiamo in quel momento lì? Potevamo piangere in tutto il tempo, no. Perché il climax della musica, della regia, dal basso verso l'alto, è tutta una tecnica studiata, ma quello che ci commuove è che alla fine lei è pronta, come ha detto Barbara, di lasciarlo, ma e Dio fa il dono, dà il dono a entrambi di vedersi per l'ultima volta. Ma lei per tutto il film voleva questo, ma non c'era. Perché? Perché? C'erano sentori, c'erano attraverso altre persone, ma perché non è arrivato prima? Così il film durava 10 minuti. No, è durato 1 ora e mezza perché è il percorso che dobbiamo fare noi. È il percorso proprio di tutti, eh? È il percorso proprio di tutti. E quello, e dobbiamo stare anche vicino a una parte di psicologi che sono seri, persone serie, perché maturare il lutto è una cosa importante, ci aiuta. Guardate che non dobbiamo demonizzare la parte della mente, la psiche, come dicevano i greci. Quindi quella non bisogna abbandonarla, perché questa bisogna tenerla al posto giusto, perché il dolore, se tu non sei pronto, ti distrugge. Fateci caso, le persone più istruite, più esoteriche, coloro che hanno fatto un percorso interiore a prepararsi alla morte, riescono a lasciare più facilmente le persone con un dolore disarmante. Poi ci sono dei casi specifici dove tutto quello che dico non serve, però chi è pronto, chi si è preparato, soffre, ma riesce a staccare la memoria dal dolore col tempo. Chi invece purtroppo si è affidato troppo a delle chimere che non hanno creato un percorso esoterico interiore, ma si sono limitate solamente a una nozionistica e purtroppo si rimane ignoranti. Sono persone che soffrono in maniera dilaniante, urlano, perché non riescono a contenere questo dolore, perché il dolore... Tutta la vita noi dobbiamo diventare un'anfora per cercare di plasmare questa cosa e contenere un giorno il dolore. Perché un giorno arriverà il dolore dei miei cari, il dolore del mio cane, il dolore del mio amore, arriverà. E noi dobbiamo preparare quest'anfora, come faceva nel film Ghost, che preparavano, no, con l'argilla, facevano il vaso. Quel vaso è l'anima, stavano preparando loro stessi a contenere il dolore e scinderlo dall'amore. Questo è. Assolutamente, sì. Sì, stavo pensando anche a un altro film molto bello che sembra una favola per ragazzi, ma non lo è, ed è 7 minuti dopo la mezzanotte, si intitola il film, di cui ho letto il libro, io credo di aver visto già 4 volte il film, ed è un film che aiuta molto perché racconta la storia di un bambino che ha i suoi incubi, che deve affrontare la partenza di sua mamma che sta morendo di cancro. Quindi anche questo, mi ricongiungevo al lasciare andare, come Demi Moore ha lasciato andare Sam, no? Perché consapevole anche in questo film, questo bambino, quando è consapevole del dolore che lui ha dentro e che questo dolore lo può uccidere perché la mamma sta morendo, riesce a dire a sua madre che gli dispiace da tantissimo che lei sta morendo e che non vorrebbe questo, ma lui non lo riesce a dire per tutto il film, lo dice alla fine. Adesso non voglio dire tutto il film, anche se ho detto un po' alla fine, però cioè
chi scrive anche questi film sono sicuramente persone molto guidate dall'alto. Sono canalizzazioni anche questa, cioè nel modo più assoluto. Quindi sono d'accordo con te, i percorsi bisogna farli. Per questo io collaboro con Qua Life New, tutti i vari medium e tutte le persone che si occupano di questa circostanza, sono tutte persone esoteriche che fanno seminari, preparano le persone. Voi ci fate caso, non c'è una persona qui a Life New che inizia, specialmente nel canale YouTube, che inizia e dice: buonasera, allora, per parlare con i morti contattatemi via mail, che non iniziano mai così. No, preparano le persone e dicono: no, prima di avere un contatto devi essere pronto, perché altrimenti non ha senso. Però, vi ripeto, è una scelta. Poi c'è gente che è talmente importante, che è talmente capace, che tutto quello che dico io magari non è rilevante. Io vi sto parlando del mio percorso attraverso l'amicizia e la confidenza di alcune persone. E quindi, detto questo, io ho concluso per questa sera, perché abbiamo sforato di tanto. Barbara, dimmi tu se vuoi continuare, se vuoi dire qualcosa in più. Magari riprendiamo i discorsi dei messaggi in un'altra puntata. Se vero, più avanti, piacere. Magari verso febbraio, così ne facciamo un'altra, inizio febbraio. Mi piacerebbe proprio leggere qualche messaggio di questo testo, perché sono proprio messaggi sì, veramente, ma non perché li ho canalizzati io, perché anzi... È proprio perché io lo trovo anche in questo periodo molto utile prendere, leggere, e mi rasserena molto, perché comunque il mondo spirituale non ci abbandona mai. Amici, siamo noi che pensiamo di essere abbandonati, ma non così. Ci rivediamo qua, tutti e 300. Mettete un like qua, Sini, mi raccomando, mettete questi like, perché così vengono visti a tutti, perché... Vi ripeto, questo canale non monetizza e grazie alla vostra partecipazione viene visto da tante persone, nel senso che più siamo e meglio è. E quindi un piccolo gesto non costa nulla e ci rivediamo tutti qua, mi raccomando, che facciamo la seconda parte di questa bellissima chiacchierata. Noi non facciamo interviste, noi qua facciamo chiacchierate. Il libro lo trovate qui in descrizione, anzi vi diamo il tempo di leggere il libro e poi facciamo i messaggi dall'aldilà con la vostra nuova consapevolezza. Cosa ne pensate? Quindi sarebbe anche bello poi ricevere delle domande su quello che leggono. Tipo pagina 5. Io ho visto poterne questo. Poterne discutere insieme sarebbe molto, perché questo poi alla fine che ci insegna il mondo. Dai Barbara, avanti, so che stai impaziente. Sponsorizza qualche libro di un'altra persona, perché non ce la fai. Dai, avanti. No, dai. Rifaccio rivedere il mio. E ringrazio, io volevo ringraziare pubblicamente due persone, tre. Vabbè, il mio editore, ma Roberta Ghibaudo e Claudia Caporali, che sono due mie carissime amiche, sorelle d'anima, che mi hanno trascritto i miei messaggi, perché io li registro e quindi ho sempre bisogno di qualcuno che me li trascrive. Loro me li hanno trascritti, quindi c'è anche un lavoro d'amore dietro, insomma. Non è soltanto un lavoro editoriale, è proprio un lavoro di cuore, anche da parte di queste due persone, quindi io le ringrazio tanto e ringrazio te Giorgio come sempre per darmi e darci questa bella opportunità di stare insieme a tutte le persone che conosciamo e che ci seguono. Barbara, invece io ti chiedo di non ringraziarmi mai, perché mentre le altre persone meritano, perché hanno fatto un servizio e quindi meritano di essere ringraziate, a me, io non sto facendo nessun servizio a nessuno, stiamo facendo una chiacchierata, perché tutti devono sapere che la cosa che amo più al mondo è la condivisione di tutto. La condivisione è la cosa più bella del mondo. È vero. È la forma d'amore, di rispetto, di tutto. Quindi io ho creato questo canale non ai fini commerciali, lo sappiamo tutti. Certo, a volte il sostentamento è importante, perché le spese ci sono. Se si vogliono fare seminari e quant'altro c'è un contributo, ovviamente modesto, ci mancherebbe, però la cosa più bella è cercare di condividere. Non c'è cosa più bella quando tu vai, entri in una chiesa dopo aver fatto un percorso insieme, avendo fatto i seminari, i corsi insieme,
e sono le persone che ti dicono a te: guarda Giorgio, guarda cosa c'è lì, oppure guarda cosa vedo io, perché l'archetipo, quando lo sviluppi, ognuno è come le impronte digitali, ognuno ha il suo, e con questo filtro è diverso l'uno dall'altro, e allora attraverso il tuo filtro tu vedi delle cose. Una volta un ragazzo splendido era venuto al mio tour e mi aveva fatto vedere una cosa di San Girolamo che io non avevo mai visto, ed ero passato 100 volte da quel quadro, e quel ragazzo mi fa: guarda Giorgio, guarda cosa c'ha. E faccio: che cosa c'ha, cosa vedi? Poi io non ostruisco mai la creazione degli altri, faccio: dimmi che cosa stai vedendo. E lui mi fa: guarda che cosa c'ha in mano, c'ha una pietra vicino al cuore. Perché San Girolamo era un santo, in realtà un eremita, e soffriva di questo, e quindi la pietra la teneva vicino al cuore. Io questo particolare non l'avevo mai visto, questo simbolo, e questo ragazzo speciale, splendido, mi aveva fatto vedere una cosa che non avevo mai visto. E questo per me è l'apice. Non voglio più niente. Le persone che incominciano a parlare la stessa lingua, e tramite la loro... senza diventare dei meme, perché la cosa che fa morire più una persona esoterica è i replicanti, coloro che ripetono le cose sentite da altri, ti fa morire. È l'occlusione dell'anima per me. E invece lì, tutti che sperimentavano, non c'è cosa più bella. Quindi questo canale fa la stessa cosa in forma virtuale, sperando di farla diventare fisica. Lo abbiamo fatto con Barbara, perché abbiamo fatto uno splendido seminario, che faremo a Milano un'altra volta. Fra non molto lo rifaremo, e quindi c'è stata questa cosa, eravamo tutti assieme, abbiamo fatto un esperimento di metafonia ed è successa una cosa meravigliosa, che ognuno poi sentiva, ognuno una cosa diversa, non era Barbara, non ero io, cioè ognuno cercava di percepire una cosa. Che vuoi di più? Ma che vuoi? Sai Giorgio, tu ci accompagni a gustare l'arte nelle chiese. Io spero che tu domani possa venire con me in America, che io ti farò gustare il sentiero rosso dei Lakota, dove non esistono chiese, ma la loro chiesa è tutto il mondo. È il mondo. È tutto quello che circonda loro, quindi guarda, io sarebbe un'esperienza veramente molto particolare, profonda. Sarebbe fantastico per me, sarebbe veramente fantastico, veramente, perché scoprire un mondo nuovo per me, chissà che cosa accadrebbe dentro di me, chissà quale mutazione, no? Beh, sai, penso sempre a quello che dice il mondo spirituale: non ha importanza quello che hai fatto fino ad oggi per essere quello che sei oggi, tu oggi sei così grazie al tuo passato. Ciò che tu hai nelle tue mani oggi è la capacità di dare, di decidere che qualità dare al tempo che ti rimane. Quindi io voglio usare bene il mio tempo, quello che mi rimane. Ma siamo ben pronti a sperimentare, a vedere le cose in maniera, con occhi nuovi. Una nostra amica ha detto: Giorgio, per piacere, puoi dedicare a tutti, speciale a te, Barbara, una piccola poesia? Certo. Una mia piccola poesia. Sì, scrivila, che noi la diciamo, oppure la metto su Telegram. Dimmi tu. Non so come, mandamela in qualche modo. Se vuoi, me la scrivi in privato su Telegram e io lo metto nel canale Telegram, e così tutti la leggono. Possiamo fare così, perché non so se non... Mi pare si chiami Paoletta. Beh, grazie Paoletta per questo pensiero. Aspetta, grazie, vediamo, aspetta, rimaniamo un attimo in diretta, vediamo se riesce a scriverla. Vi dedico il mio pensiero, vediamo un po'. Cari amici, aspettate 2 minuti, perché la nostra amica ci deve dedicare una poesia, e voi sapete che l'arte è sopra tutti, no? Quindi, con me è un lascia passare. La segreteria Amadori è anche segreteria dell'arte. Pronto? Mi fa parlare con l'Amadori? Mi scusi, ma devi aspettare, c'è l'attesa. Cosa vuole? Compili, allora. Caro Olè. Giorgio, forse non riesce a pubblicarlo? Vi dedico il mio pensiero, non lo so. Ho letto sì che ha detto vi dedico il mio pensiero. E dov'è Paoletta? Dov'è?
Aspetta, ecco qua, eccola qua. Ho preso uno spicchio d'amore ad una stella per trasformarla in una perla, donandotela colmando il vuoto graffiante al tuo petto, così arso di distruggere nostalgia. Poi ti lascio volare via, anima mia. Bellissimo, grazie. Molto, Paola. Molto. Grazie Paola, grazie infinite. Grazie veramente a tutti, veramente a tutti. Un buon allora, anno speciale, mi buon raccomando. Anno è stato, come vedete, si inizia già bene, dai, avanti. In mezzo a tutto sto marasma è importante fare queste trasmissioni. Mi raccomando, iscrivetevi qui e tenete la campanella sempre aggiornata, mettete un like e noi ci vediamo presto. E con Barbara vi diamo il tempo di leggere il libro che trovate qua sotto in descrizione e ci rivediamo fra non molto per fare una puntata proprio sui messaggi, anzi la chiameremo forse così, no? Messaggi dall'aldilà. Oppure messaggi dall'oltre, vediamo un po' cosa inventarci. Okay. E, Barbara, è stato un piacere sempre stare anche con te. Per me? Noi ormai siamo una coppia abbastanza sodata, saremo alla 20ª diretta insieme. Ma no, forse anche di più, eh? Forse di più. Forse di più. Cari amici, un abbraccio a tutti. Grazie di cuore. E mi raccomando, state in campana.